Non ce l'ha fatta la piccola Sharon, la bimba nata a seguito della positività al Covid della mamma non vaccinata, che lo scorso mese di agosto arrivò in condizioni critiche presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e poi trasferita presso il Policlinico di Napoli. Le condizioni di salute della giovane mamma apparvero subito gravi, tanto da richiedere il trasferimento in un ospedale del Napoletano per far nascere la piccola. La donna, 25enne originaria di Montano Antilia, ma residente ad Ascea, giunse intubata in condizioni gravi e i medici la operarono subito per far nascere la piccola, molto prematura, di 24 settimane. La giovane, come spiegò Giuseppe Bifulco, direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Materno-Infantile dell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, arrivò in condizioni molto gravi. La piccola, nonostante il parto prematuro, versava già allora in condizioni critiche. Anche l'amministrazione comunale di Ascea, i dipendenti tutti, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Palmigiano per la perdita della piccola Sharon. Le nostre preghiere, fanno sapere, vanno alla madre affinché guarisca al più presto e alla famiglia tutta. Dal Policlinico di Napoli, invece, ancora una volta ripetono l'appello a tutte le donne incinte. Non bisogna avere paura della vaccinazione, non bisogna aspettare e farla subito. Sappiamo che non succede nulla a loro e al feto.